Bloccano appunto il mercato mentre Lautaro anticipa il rientro, ma poi ci arriviamo sull'attaccante argentino che appunto risponde e presenta quello che è un problema della sua Inter con l'infortunio di Taremi. Rimaniamo per un attimo invece appunto su quello che è il calciomercato. Riccardo, beh, effettivamente Arnautovic e Correa non solo bloccano il mercato, ma sono anche difficili da piazzare. Ma sì, sicuramente sono due nomi che oggi l'Inter valuta in uscita. Su Correa credo si andrà verso la risoluzione del contratto. Un po' più complicata è la questione Arnautovic, che è stato preso l'anno scorso e quindi rischia anche una minusvalenza. L'Inter però, a differenza degli ultimi 2 anni, davanti è abbastanza coperta, nel senso che comunque l'arrivo di Taremi ha garantito una forza in più per quanto concerne il reparto d'attacco. Lautaro si taglierà le vacanze per arrivare prima, perché adesso l'infortunio di Taremi fa diventare un po' corto l'attacco dell'Inter. Sono cose che al 4 di agosto sono in evoluzione. L'Inter vuole sicuramente fare una punta, ma deve farla nel momento in cui i due nomi che hai detto prima vanno in uscita. Quindi, ripeto, la situazione Correa si potrebbe sistemare con una risoluzione. Per Arnautovic ci vuole un po' più di tempo, anche se penso che alla fine la volontà dell'Inter prevalichi e quindi Arnautovic possa essere in uscita. Arnautovic, che bisogna dirlo, è un errore della campagna acquisti dell'anno scorso, frutto di, come diceva Furio, dell'ennesima estate ballerina di Lukaku. L'Inter si è trovata all'ultimo giorno di mercato a dover fare una punta e ha fatto Arnautovic. Non tanto spendendo dei soldi, ma a condizioni contrattuali abbastanza pesanti, che credo che sia quello l'ostacolo. Poi è chiaro che non contano un cavolo le partite, come dicevate prima d'estate, però anche vedendo l'Inter a Pisa l'altra sera, sono due giocatori che oggi sono in difficoltà, perché comunque Correa, che è in ritiro dall'inizio della preparazione, sta ancora camminando. Giocatori che sono arrivati 10 giorni dopo già sono in palla e riescono sicuramente ad impattare di più. Però, ripeto, è un problema di contorno. Oggi la vera missione dell'Inter, che è solamente numerica, è fare un bice bastoni, e qui ci sono 20 giorni di tempo per farlo. Il campionato è dietro le porte e credo che alla fine, con l'infortunio di Taremi, che non ricoprerà per la prima di campionato, ci vedremo costretti a schierare Thuram e Lautaro subito nella prima di Però campionato. Riccardo, mi sembra che anche qui, proprio l'estate, no, degli attaccanti, l'Inter abbia proprio problemi tecnici nel cercare di sistemare Arnautovic, che ha un contratto complicato, ma anche una possibile rescissione di Correa. Mi risulta che poi non sia così conveniente, perché è vero, la rescissione vuol dire che tu dai una buona uscita al giocatore. E praticamente dovrebbe essere un'operazione abbastanza semplice, ma alla fine, ti dico il risultato finale, all'Inter questo tipo di operazione corre il rischio di costare 11-12 milioni, cioè qualche centinaia No, di è una cifra troppo, è migliaia. un po' troppo alta E ho come capito, cifra, allora Furio. perché, però non si sente parlare di rescissione di contratto in questo momento, No, su anche. Correa sì, su Correa sì. E ho capito, Su ma Correa perché, poi essendo dopo qua lui da si tre deve anni, sistemare, sì, Correa. certo, però essendo qui da 3 anni, il suo acquisto è andato in ammortamento e quindi tu di fatto hai azzerato quella che è, come tu sai bene, la storia economica del giocatore. Però Arnautovic no, perché è arrivato l'anno scorso. i soldi Sì, lui certo. prende 7 lordi, mi sembra, no? Sì, qualcosa del 6 e 8 mi sembra, mal contati. Però non gliene dai 6 e 8, magari ne dai 2, lui si trova una squadra e rescindi. Per Arnautovic è sicuramente più complicato, fermo restando Beh, l'ammortamento che poi. residuo però di Correa è di 8,5 milioni, eh. E appunto, Sì, anche perché l'hai però. pagato 30, tu mi hai detto non è Sì, già, vogliamo non, proprio no, essere beh, ma non può, non può essere nella esaurito. Io ti ho storia del lasciato parlare, ma cartellino. mi sembra che non siamo dopo 3 anni No, nella 30 storia. Allora, milioni. l'Inter non deve. Oh, allora, partiamo dal presupposto che l'Inter non deve svendere Correa e Arnautovic. Se entrambi, io credo che Correa sia fuori, però se Arnautovic dovesse
puntare i piedi come suo legittimo diritto. No, ha già puntato i piedi, è anche abbastanza grosso. L'Inter l'anno prossimo ha Arnautovic nella batteria attaccanti dell'Inter, cioè non è la situazione dell'anno scorso che se non prendi una punta sei in difficoltà. Ah, Arnautovic ha comunque preso Taremi che prima dell'infortunio si è presentato alla grande, è vero che è calcio d'agosto e questo non conta, però è un giocatore che vede la porta e che può fare sicuramente bene, quindi l'upgrade rispetto all'anno scorso davanti c'è stato. C'è da gestire questa cosa, tu che segui il calcio da tanti anni e hai seguito anche tanti mercati, sai che poi alla fine se sei bravo il giocatore lo fai uscire. Però non è facile. Sì, lo fai uscire tu, se lo accontenti, ma soprattutto sì, c'è un problema che tu ti trovi con Arnautovic che non sai, l'hai parlato tu di errore, è stato un errore che l'anno scorso che dovevi ha causato dal solito Lukaku, ma comunque adesso deve ritornare Lautaro e poi se fosse per Inzaghi le punte sarebbero 5 in una stagione così complicata. Quante partite aspettano l'Inter quest'anno? Più di 60, ma io no? Io spero 60. Un attimo. Però nel momento in cui siamo, secondo me bisogna anche calcolare una cosa differente. Vai. Allora, quali sono le punte che vuole portare Inzaghi alla stagione in corso, ad oggi? Lautaro. Turam. Taremi. E uno che salti l'uomo, e uno che un Gudmundsson di turno. No. Ripeti cosa hai detto? Sì, lo so dove vuoi arrivare. No, ripeti cosa hai detto. Lo so dove vuoi. Uno che salti l'uomo. Attenzione. Che alla lo cifra so di Gudmundsson lo Marotta so arrivare. Potrebbe provare, io ve lo dico a malincuore, prendere Chiesa? Ma non quest'anno. Cosa no? Eh sì, quest'anno. E tu spendi 20, l'Inter spende 25 milioni. Se tu risparmi su Gudmundsson e su Arnautovic non puoi andare a prendere Chiesa? Perché secondo te fra Gudmundsson e no, Chiesa no, ma aspetta, il ragionamento non è che va o succede. Io ti sto dicendo un possibile scenario. Che dato che c'è la possibilità che l'anno prossimo a zero la Juventus perda giocatore, la Juve non vuole che succeda questo, ok? Certo. Quindi la Juve cosa vuole fare in questo momento? O proporre Chiesa, come sta facendo Ramadani in Inghilterra, per prendere 25-30, che è l'unico mercato che ti può far avere, oppure in Italia, secondo me, oltre i 20 non puoi andare. Se ne prendi 25 fai un miracolo. Dato che c'è una squadra che ha bisogno di un giocatore di questo calibro, e che sarebbe uno smacco che Marotta potrebbe benissimo fare perché fa parte del suo modo di lavorare, andare a prendere talenti o giocatori magari da recuperare. Vedi Çalhanoğlu del Milan, non era Çalhanoğlu dell'Inter. Cioè, lì l'ho presa a zero, fu un'altra cosa. Ma qua, se tu devi scegliere oggi tra Gudmundsson con i problemi che ha extracampo o un altro tipo di giocatore, prendi occhio. Chiesa, se puoi. No, se prendi, puoi la... occhio, perché io lo dico, lo sanno adesso che la Juve è con l'anello al naso per questo giocatore. Se Marotta domani mattina si sveglia e vuole 7 milioni all'anno per 3 anni, quello è un problema loro, lo so. Non nostro. Non è un problema della Juventus, è un problema dell'Inter. Ma non gli daranno mai 7 milioni e mezzo, ma magari gli fanno un contratto da 6 o da 5 e mezzo per 5 anni. E allora magari Chiesa accetta. Tanto il contratto alla Juve Chiesa l'ha rifiutato a prescindere. Quindi la soluzione quale può essere? Trovare una squadra che lo compri. Io sto dicendo non che l'Inter lo andrà a prendere, ma che nel calderone delle papabili non teniamo troppo in là questa roba, perché potrebbe essere che io torno qua dopo Ferragosto a commentare la Juve e mi trovo Chiesa all'Inter. Non è così fantascienza. Io ve lo dico adesso. No, io non è fantascienza, perché comunque le battute, il pourparlers che abbiamo fatto all'inizio sul parametro zero è sicuramente Chiesa, ma non solo per l'Inter, un giocatore che è vero che ha avuto dei problemi, ma Chiesa zero è sicuramente un'operazione che non fa gola solo all'Inter. Chiesa zero è un colpo da tenere sott'occhio, perché comunque è un giocatore che è vero che non ha gli strappi di una volta, però a zero è tutto un altro discorso. Io lo farei più un attimino più complicata nel modulo di Inzaghi, Francesco, perché io lo vedo il benissimo. 3-5-2, il 3-5-2 o sei bravo a collocarlo alla Perisic e lui può farlo. Ma ragazzi, cosa. Ma abbiamo detto può mille volte che la Juventus punta. Di Allegri non giocava perché da esterno va davanti Kostic, poi in nazionale ha fatto la stessa identica roba. Chiesa è da 2 anni che dopo l'infortunio, Ricky, purtroppo non ha mai più ripreso quel passo che aveva nello scatto breve in mezzo ai giocatori con la palla al piede, roba che aveva solo lui. Adesso quindi comprarlo a 20 per magari provare a recuperarlo, se tu lo compri anche oggi a 20, non dico l'Inter, ma chi lo compra oggi a 20 e lo mette in bilancio in squadra, tra 2 anni non può valere meno di 20, Chiesa, no, perché mal che vada ne varrà sempre 20, 25. Sì. Se riprendesse il suo standard vecchio, potrebbe tornare a valere 60 milioni in giro di 2 anni, perché non è un giocatore di 35 anni.
Quindi deve è un affare chiutabile per alcune squadre. E visto che la Juve lo vende ora, perché non ha intenzione di tenere un giocatore in rosa fino a giugno, l'anno prossimo. Uno, perché non lo utilizzeresti. Lui non giocherebbe più, quindi non è conveniente neanche per lui. Sì, certo. E quindi ritorna la soluzione adesso. Tra le soluzioni, io dico prima a tutti, attenzione, che l'Inter, secondo me, un pensiero con Marotta ce lo fa. Ma la Juve non so se lo dà all'Inter. A 20 milioni lo dà chiunque, anche a sua nonna. Ma tanto rischi di tenerlo per poi perderlo il prossimo anno. La Juve anno lo vende a prescindere. Ma lui sta fermo un anno, capisci? Perché alla Juve, se fanno, alla Juve sono capaci giustamente di fare queste cose. Se non se ne va, rimane per un anno, perché fuori progetto. A meno che non ci rientri a gennaio. Alla Juve non è che dicono le cose e poi non le fanno. Sì, però anche lui, allora, in queste situazioni il ragionamento va fatto a metà, cioè è vero che la Juve non tiene fine stagione, ma dall'altro canto lui rischia di rimanere fermo un anno, quindi è chiaro che anche lui deve fare uno sforzo, perché un giocatore del genere, se sta fermo un anno, e quello che mi sembra di aver capito è che l'idea della Juve è quella, cioè tu ti fai tribuna tutto l'anno, certo. Non è anche per la sua carriera una bella cosa, no, ma lo diceva ma certo. Brambati l'altra sera, Allegri gli ha detto, e tu lo sai molto bene, con Allegri aveva detto, adesso Chiesa dopo due anni così questo anno, quello che è iniziato, dovrebbe essere quello che lo deve rilanciare nella squadra giusta, al momento giusto, eccetera. Ma se sta in tribuna non si rilancia più. No, ma l'incastro lì lo trovi. È chiaro che lui deve fare dei passi. Cioè, attenzione, che io questo discorso ci butto dentro anche il Milan, No, certo. Perché la Roma non era una squadra appetibile, perché non giocava neanche la Champions e perché aveva altre idee. Poi alla fine ha preso sulle, spendendo pure di più, perché ha usato un giocatore di prospettiva. Milan e Inter... Un'occasione di questo genere, piuttosto che perderlo magari per l'Inghilterra, che ti tira fuori 10 milioni in più adesso, cioè tanto le condizioni, una volta che tu non hai rinnovato, tu sei fuori rosa, quindi o vai in un'altra squadra ora o stai tutto l'anno fuori dalla rosa, cioè è una roba assurda a pensare. Sono due problemi, il Milan è pieno di esterni, di quelle caratteristiche, lasciamo perdere le qualità di Chiesa, trovo deve essere bravo invece sotto il profilo Inter Inzaghi a incastrarlo nel 3-5-2, perché sappiamo che Inzaghi a quel modulo. Ma Chiesa non lo incastri, Chiesa va per i fatti suoi. No, infatti, però Chiesa deve essere lasciato libero di agire, così lui. Però no, questa cosa qua che comincia a girare, in effetti così. Non la trascurerei al 100%, poi non succede magari, però dobbiamo far cronaca, e Chiesa così in giro a queste condizioni sicuramente anche in Italia può trovare mercato. È quello il concetto, esatto. Concludiamo la parentesi Chiesa, ma non ancora quella del tutto interista. Furio, tu dicevi nell'Inter non funziona così, quindi Chiesa forse non si inserirebbe così bene. No, è che calcola che è il quarto anno di Inzaghi, scusami. Inizia il quinto anno, appunto, giusto. Inizia il quarto. Sì, scusami, esatto. Basta che vi decidete. Inizia il quarto anno. E io non 21, lo sapevo. 21, 22, 23, 24. Sì, sì. Ed è una squadra. Tu te lo ricordi bene, Furio. È già una squadra, sì, infatti. È già una squadra modellata, molto modellata, a immagine e somiglianza di Inzaghi. E soprattutto Inzaghi è riuscito anche a creare un ottimo amalgama, non solo tecnico ma anche psicologico, sì, di empatia. Però la stessa cifra, se tu vai a dire ai tifosi dell'Inter preferite Gudmundsson o Chiesa, cioè Marotta ha capito che già è considerato giustamente uno dei più bravi in assoluto, gli porti Chiesa 20 milioni al posto di Gudmundsson, l'interista dice io in panchina dopo Taremi c'ho Chiesa, che se per caso riprendesse a stare bene torna a essere, se va male non ci smeni più di tanto, capisci? Sì, no, però hai visto, ha guadagnato anche delle posizioni, Furio, a livello Arnautovic gli è costato la coppa, No, sì, vabbè, però non è colpa di Inzaghi. Arnautovic è arrivato perché c'era bisogno di una punta, però se oggi l'Inter decide di prendere Chiesa è ovvio che c'è il parere di Inzaghi. Non lo prendono senza sentire Inzaghi, certo. Quindi se vuoi Inzaghi vi risponde no, voglio Gudmundsson. Se Marotta va dice tra uno e l'altro cosa scegli? No, certo. Dai, che siamo seri. Sicuramente. Io Chiesa me lo tengo stretto tutta la vita ancora adesso, perché spero che possa tornare ad essere quello di prima, che era un giocatore devastante, che non c'è in Europa. Guarda, Francesco, io con l'arrivo di Zielinski, siccome è giurata anche questa voce, io non avrei scartato anche l'ipotesi
Frattesi e Conguaglio per Chiesa, perché è girata questa Frattesi, voce. Frattesi e Conguaglio con più Chiesa? A che squadra tieni, scusami? Ma no, Frattesi, no, Frattesi no. Partendo dalla panchina, fai gli stessi gol di Leao e tu lo regali, alla Juve. No, lui sta dicendo un'altra cosa. È proporzionato al fatto di Chiesa. Allora, se tu hai un giocatore che no, a cui non va più bene il part-time, esatto, okay, perché esatto, avete sentito che il procuratore è andato ad alzare il dito e ha detto: scusate, io rimango un altro anno, però voglio... Da prima dell'europeo che c'è questa voce in giro. Ecco, diciamo che la cosa si è sistemata, però io ti stavo dicendo, piuttosto che, io ero anche del parere di dire, anche per un fatto di Inter-Juve, perché Francesco conosce benissimo queste dinamiche, io non avrei scartato Frattesi e Conguaglio per Chiesa in un ambito di rottura con Frattesi. Cioè tu vuoi, dai, Frattesi più soldi? Ma no, sì, contrario. Non avevo capito. Secondo te dai Frattesi più soldi? Frattesi vale, l'ha pagato 40, lui, ne vale almeno 45. Lui dice Frattesi più soldi. È un giocatore integro. No, avevo capito. No, lui ha parlato di una cosa che, visto che si è vociferato del fatto che Frattesi volesse fare meno panchina quest'anno, con l'arrivo di Zielinski, sta cosa ovviamente si va un po' a perdere, certo, perché hanno preso un giocatore di talmente tanto calibro, di qualità, che Frattesi farà fatica esattamente come l'anno scorso a trovare spazio. Ha fatto dei finali di partita, ma è una squadra. La Juventus potrebbe trovare più spazio? Mazza, ragazzi, Frattesi io lo vado a prendere in bicicletta. Cioè, la Juventus ha bisogno di giocatori di questo genere, perché Douglas Luiz, ripeto, ieri è andato bene, ma Frattesi ha una certezza. Io non ero d'accordo allo scambio Frattesi. Io sto dicendo, nel momento in cui tu arrivi allo scontro e dici devo mettere Frattesi sul mercato, quella lo dai alla Juve e gli prendi Chiesa. Sì, anche se Ricky ti dico una cosa, ahimè, Marotta è troppo furbo da dare a una diretta concorrente un giocatore così importante. Cioè, sarebbe non dico un suicidio, ma un errore troppo grave. Frattesi solamente ma anche perché, Spalletti è riuscito, ma anche perché a non Frattesi è quello che ti permette nel breve termine dei prossimi anni di non andare a comprare altro quando perderai Mkhitaryan e Çalhanoğlu per età, o quando magari Barella dovrà essere ceduto perché arriverà un'offerta irrinunciabile, quindi hai Frattesi. Comunque, ed è comunque un giocatore che puoi mettere sul mercato. Se vendi Frattesi sei matto, Però Frattesi è... Io stavo dicendo... No, lui stava proprio parlando Chiesa, nell'ipotesi remota in cui potresti prendere tutti i costi Chiesa. Qui pensa, c'è scritto diretta studio. Cioè, stiamo parlando e si sta facendo un'ipotesi. Ricky, con tutto il rispetto e l'amicizia... Cioè, Frattesi, guarda, parto io con una colle, non è che raccolgo molto, però è un giocatore che, t'ho detto, solo Spalletti non ha capito esattamente chi è. Aveva un giocatore vero e ha fatto giocare altri, ecco. Vabbè, per concludere questa parentesi e salvarti dalla gogna di Furio Fedele, Riccardo... Ma io parlavo di mi esponevo su Chiesa. A me Chiesa tutta la vita lo prendo io. Sì. Chiesa oggi, attenzione, però non passi subito che poi dopo cominciano a riportare sui blog o Pin dice Chiesa va all'Inter. Non ho detto questo, io sto dicendo che secondo me nelle ipotesi varie di mercato e di possibilità che ci sono, se fossi Marotta valuteresti opzione Chiesa? No, secondo me Marotta l'ha già valutata, ecco. Se non è per adesso, è per l'anno prossimo, ecco, sicuro. Cioè, non escludiamo in toto che questo giocatore possa partire in questo mercato per una squadra italiana. Più che invece questo in dico io. Assolutamente. E Marotta, visto che furbo è e stupido non è, un pensiero su Chiesa ce lo fa, secondo me. Anche perché è stato avvicinato anche al Napoli, Quindi sì, ma lì è sempre il discorso Conte, ragazzi. Sì. No, certo. Conte, certo, a Chiesa, Chiesa Conte. Ripeto, Chiesa. A queste condizioni economiche può avere mercato anche in Italia. Sì, ma gli danno Raspadori in cambio, capisci? Raspadori, hai ragione tu, preferisco Chiesa. Ma scusa, se mi dai Raspadori per Chiesa, io ti dico di no. No. Però si parla sempre di giocatori importanti che ti dicono sempre: in Italia oggi non puoi permetterti di fare. Chiesa a queste condizioni economiche, secondo me, può essere piazzato anche in Italia. Questo intendevo dire. Allora, in conclusione, ti lancio una provocazione, ovviamente, visto che prima mi hai citato proprio Pisa-Inter del 2 di agosto, quindi dell'altro giorno, dove appunto l'Inter in questo derby tra Fratelli Inzaghi riesce a pareggiare al 98esimo grazie a una rete di Bissek. Come vedi il fatto che Mkhitaryan sia stato schierato in avanti per l'emergenza Taremi? Può essere una soluzione l'armeno? Ovviamente vuole essere una provocazione.
No, 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 non è una provocazione assolutamente, ha già giocato l'anno scorso perché lui è bravo, può fare sicuramente, l'Inter può fare un 3-5-1-1, in altre occasioni l'anno scorso con l'infortunio di, quando c'è stato l'infortunio di Lautaro, aggiunto quello di Arnautovic che c'era solo Thuram, Mkhitaryan hanno giocato in quel ruolo, è una posizione di campo dove lui è bravo a giocare ed è una soluzione che Inzaghi sta valutando perché, ripeto, con l'infortunio di Taremi che secondo me non recupera per la prima di campionato, col fatto che Lautaro arrivi comunque tardi in ritiro, ma comunque tardi, ci può essere questa possibilità che Lautaro, non avendo i 90 minuti nelle gambe, l'Inter possa partire dal primo minuto mettendo magari Zielinski o Frattesi nei 5 di centrocampo con Mkhitaryan dietro, dietro Thuram. Questo sicuramente non è una provocazione, ma è sicuramente una soluzione tattica che Inzaghi sta studiando.